Ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi vi mostrerò la categoria delle scorte che mi gasa di più, ovvero le maschere per il viso. Sapete che le maschere per il viso per me non sono solo un'ossessione, ma sono proprio un momento di relax, un momento coccola, tipo uno psichiatra, uno psicologo. Allora, sulle labbra ho la tinta di Yves Rocher, questa qua, nella colorazione 102, spero che si veda, e come sempre vi chiedo scusa per il moccio, ma ho l'allergia, quindi mi lacrimano sia gli occhi e mi cola anche il naso. Direi di partire subito dalle maschere che ho in tubo, perché oltre ad essere una grandissima appassionata delle maschere in tessuto, come voi ben sapete, io amo tantissimo anche le maschere in tubo. Qualsiasi cosa che abbia la dicitura maschera, io la prendo, a prescindere che sia in fioretto, non fioretto, povera, non povera, io non posso uscire da un negozio senza acquistare una maschera. Oppure quando faccio un ordine online non possono mettere in carrello una maschera. Quindi ragazze, ci sono tanti filoni che dice no, che dice sì tutti i giorni. Io ascolto la mia pelle, la mia pelle ama questa coccola ogni sera, scusate, ama questa coccola ogni sera. Beh, quando andavo al lavoro, adesso che sono comunque a casa in quarantena, la amo molto al mattino, quella in tessuto, e in tubo quella alla sera. Vi mostro subito quelle che ho in tubo. Allora, purificante, ho la maschera di Yves Rocher Sebo Vegetal Pure, questa qua l'ultima uscita. Poi ho sempre di purificante la maschera Anti-Pollution Repair Mask di Madara, della linea Smart. L'ho già provata in mini size ed era buonissima. Poi sempre di purificante ho la maschera viso con argilla bianca e verde, il Propoli di Erbolario. Anche questa provata in campioncino e di conseguenza acquistata, c'è il mio gatto che fa il matto. Poi ho maschera al fango termale rimineralizzante, azione osmotica, effetto purificante con alghe laminarie di Gli Elementi. Poi di Detox ho la maschera di Now Bay, avevo fatto la copiata, avevo preso maschera, peeling, la mousse, eccetera eccetera. Di Erboristica d'Atenas ho la maschera anti-età globale rassodante detox con argilla nera e carbone vegetale, trovato in un cofanetto, questa ha un buon inci. E poi ho anche la maschera viso rigenerante detox con mela, cotogna e lampone, anche questo l'ho trovata in un cofanetto. Poi di Dell'Idea ne ho tre che facciano parte del kit maschere. Ho la maschera viso purificante per le zone impure, la maschera illuminante per le zone spente e la maschera idratante per le zone secche, giustamente. Poi di Royal Beauty mi sono rimasti tre peel off che di conseguenza andrò a regalare alla mia migliore amica, oppure ve li metterò in una box, tanto li avevo pagati pochissimo. Maschera purificante illuminante al mirtillo, o quella al cocco che mi piace, ma io i peel off faccio veramente veramente fatica a smaltire. Ho la maschera viso all'anguria idratante lenitiva, magari questa me la tengo per l'estate. E poi ho la maschera viso al cetriolo antirughe elasticizzante. Quando le avevo presi, non ho letto molto bene, ho visto tanti tuboni di maschere, le ho prese pensando che fossero in crema, però vabbè. Poi sempre di peel off ho la Plumpkin Purifying Mask di Too Cool for School. Dovete vedere il mio gatto dentro le mie maschere, perché qua ci sono le maschere in tessuto. E poi di Hello Body la Coco Wow, che sto utilizzando, questa è la seconda che possiedo. Poi di Dr. Botanical la maschera purificante Superfood, gatto. Poi ho il Lux Enzymatic Peel di Etheria, è la seconda confezione che posseggo e lo amo.
E poi quella che non ho aperto quest'inverno perché mi dispiaceva, ma prima o poi lo dovrò aprire, è la Prodigious Lift Light Gold Mask di Etere, quindi la maschera all'oro di Etere, sapete quella nel barattolo con tutte le scagliette d'oro. Ecco, queste erano le mie maschere in full. Ora passiamo a quelle in tessuto, che è un delirio, ragazze. Io non riesco ad alzarmi il cassettone, ci provo. Queste sono tutte le mie maschere in tessuto. Devo dire che sono anche poche perché ne ho smaltite veramente tante, quindi vi faccio vedere un po' quello che ho. Allora, di Tony Moly mi è rimasta questa. Tra l'altro una ragazza su Instagram mi aveva chiesto un video su tutte le mie maschere, spero che l'ho accontentata. Allora, Tony Moly, poi ho questa di SNP al pompelmo. Ho questa idratante di questi marchi, ragazzi, ve le mostro così a random perché tanto ins free ne ho tantissime: avocado, miele, poi di V5 di It's Skin V10, scusate, Power 10, ho quella sbiancante e quella alla vitamina C. Poi di Too Cool for School ne ho un casino, ho sia quella purificante sia quella rassodante, perché quelle idratanti le ho finite. Poi i vasetti di miele, se non riesco a parlare perché il gatto mi sta distraendo. Il vasetto di miele ho queste qua, ho questa alla rosa, questa al miele, burro di miele, e questo alla manuka. Ecco qua. Poi di maschere particolari ho Better Skin, questo qua che ho trovato nella box coreana, ho questa qua ai peptidi, questo qua che si attiva con i puntini, questa, poi ho questa che prima si applicano i patch e poi si fanno le maschere, una maschera a bava di lumaca che mi ha regalato la Rossella. Anche questa è una delle maschere particolari. Poi di Sally's Box mi sono rimaste 2, 3, 4. Le avevo tutte le versioni. Come di iMustus mi sono rimaste 2, 3, 4, 5. Eccole qua, tutte diverse tra l'altro. Poi ho tre maschere alte verde di Grace and Stella, li potete trovare su Amazon. Come ho 1, 2, 3, 4 maschere al miele, sempre dello stesso marchio, mi piacciono molto. Poi le maschere che amo in assoluto sono queste qua di Neogen, ne ho due al tartufo bianco e uno al cactus. Questi li ho trovati su Privalia, ragazzi. Io non so ora quando vi pubblicherò il video, ma oggi proprio mi è stato segnalato che c'è la campagna di skincare coreano, e ovviamente secondo voi io non ho preso niente? Vi dico solo che forse sono 40 maschere. Vabbè, andiamo avanti. Poi ho queste maschere a forma di matrioska, mi è rimasta questa idratante. Poi ho questa qua alle fragole e collagene. Poi ho questa qua che fa le bolle, che mi piace molto. Mi è rimasta questa idratante. Questa di Equilibra, di Geomar, mi è rimasta solo questa. Poi passiamo a quelle di Balea. Ne ho diverse, ragazzi, come potete vedere. Erano tutte in edizione limitata, come queste di Mon Moi, insomma ne ho un pochino perché avevo fatto scorta. Ho anche questa, altre due queste. Poi di Clinians ho questa all'oro. Quelle con la zucca mi sono rimaste tre. E poi la sagra di Garnier, perché ne ho, arrivo 1, 2, 3, 4, 5 lenitive, che sapete che per ogni evenienza, quando li trovo anche in offerta, li acquisto lo stesso. Ho questa qua, la vitamina C,
Poi ho 1, 2, 4 quelli idratanti che male non fanno. Poi di Ceramo Lab mi è rimasta una, questa la potete trovare su Trivaglia sempre. Come Max Clinica la propoli me ne sono rimaste due. Di Ozzo quelle illuminanti non le ho ancora provate perché sono troppo carine, mi sono rimaste tre. E quella fantastica maschera idratante con la punturina me ne è rimasta una, ma ho già ordinato altre due di un'altra versione. Poi quelle in polvere mi sono rimaste due di Ischia, sono quelle in alginato. Di Loa mi sono rimaste due maschere. Di Balea in tessuto me ne sono rimaste due, quattro. Poi di, arrivo perché ne ho un po' uguali, per esempio di Real Beauty quella Firming and Repair ne ho un po' perché al mio compleanno il mio amico Davide mi aveva regalato tutto il kit, quindi ne ho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maschere che mi piacciono sempre tanto. Come ho quella illuminante alla vitamina C ne ho 4, anzi sì, 4, no scherzavo, ne ho 4 là e poi ne ho anche qua, cioè, ragazze quante ne ho, 4 erano là, 5, 6, 7, 8, 9, ne ho 9 di queste che hanno un tessuto favoloso. E poi quella super idratante che pesco sempre me ne sono rimaste 3. E penso di avervi fatto vedere, ragazze, tutto, sì. Poi i pecciocchi, io soliti quelli di Garnier, non ce li ho qua, però come avete visto, anzi come avete notato, rispetto all'altra volta quando vi ho fatto aggiornamento di maschere in tessuto, ce ne sono molte meno, ma tanto ragazze, tra un po' arriveranno ovviamente i rifornimenti, perché la malattia delle maschere non si cura. E niente ragazze, fatemi sapere che cosa ne pensate, quante maschere avete voi, se vi sono piaciute le mie maschere, se siete curiosi di qualcuna di queste. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao a tutte.